illumineremo di rosso il Colosseo, come l'abbiamo fatto a Fontana di Trevi, come l'abbiamo fatto a Londra a Westminster, come l'abbiamo fatto a Parigi a Montmartre, come l'abbiamo fatto a Rio de Janeiro presso la statua del Cristo Redentore, a Manila nelle Filippine, solo con un intendimento: squarciare il velo dell'indifferenza. Ci troviamo di fronte a un luogo terribile nel quale 2000 anni fa chi proclamava la fede in Cristo era dato in pasto alle belve. Papa Francesco, come i suoi predecessori, ci ricorda che oggi i Colossei sono molto più numerosi e feroci di 2000 anni fa. Peccato che se ne parli poco. La testimonianza offerta con lo spargimento del sangue continua tuttora, anche nel nostro tempo, come non manca di ricordare spesso il Santo Padre, affermando che oggi la Chiesa è Chiesa di martiri. È triste, è assordante, è insopportabile il silenzio di tante istituzioni sulla violenza consumata a danno di cristiani in diverse parti del mondo, come è triste ed è riprovevole la commozione a intermittenza di agenzie culturali e umanitarie. Deve partire da qua un messaggio a sostegno della libertà. Ogni donna e ogni uomo deve essere libero di poter guardare in alto, di poter professare la propria religione. Non è un fatto privato. Rebecca Bitrus è una cristiana nigeriana rapita e violentata da Boko Haram. Quando hanno visto che non volevo rinunciare alla fede, la stessa giornata mi hanno dato un altro marito che doveva essere come mio marito, mi ha violentato, e da lì sono stato incinta da quel figlio di questo Boko Haram. Mi sono fatta un po' di tempo e mi sono fatta un po' di mamma. Avevo solo 9 anni quando è l'ultimo ricordo che ho della mia madre in libertà ancora, e l'unico ricordo forte che è rimasto è bruttissimo, perché ho visto mia madre portata con una cintura, come se fosse un cane. Abbattiamo le mura della morte, iniziando dalle mura della nostra indifferenza. Non posso essere sereno se il mio fratello soffre. Professore Don Raghid Aziz Ghanni. Mia figlia Simona Monti. E il mio amico Sebas Bhatti.